La grande scommessa è la solitudine dell'uomo che pensa. Anche questo articolo, sempre di Giovanni Birindelli, si trova sul suo sito, Catalaxy Institute, ed è uno degli articoli che si trovano in questa raccolta, che è il libro Legge e Mercato. Le indicazioni per acquistarlo si trovano sul sito di Birindelli, alla pagina leggeemercato.com. In particolare si può acquistare presso la libreria del Ponte di Bologna, libreria di Guglielmo Piombini, che riporta anche questa descrizione del libro. Vediamo quindi l'articolo, La grande scommessa e la solitudine dell'uomo che pensa. L'articolo è incentrato sul film The Big Short, La grande scommessa, che è un film che racconta la crisi economica del 2008 e lo scandalo Lehman Brothers. Birindelli fa alcune riflessioni sul film da una prospettiva libertaria, spiega quello che gli è piaciuto e quello che non gli è piaciuto. Inizia spiegando alcune cose tecniche relative al film e alla crisi del 2008. I protagonisti del film sono degli speculatori, dove la parola speculatori oggi ha un'accezione molto negativa, ma in realtà è una parola che deriva dal latino speculare, che vuol dire osservare, esplorare, meditare attentamente, far progetti, calcoli, tentare imprese commerciali. Come dice Mises, l'azione umana è sempre speculazione. In ogni economia reale e viva, ogni individuo è sempre un imprenditore e uno speculatore. Per esempio, quando una persona compra una casa e sceglie il tasso variabile piuttosto che quello fisso, sta speculando. Quando la proprietaria di una boutique di moda sceglie i colori sui quali investire per la prossima stagione, sta speculando. Quindi il concetto di speculare non ha niente di negativo. Torniamo all'articolo. Pochissimi speculatori che prima del 2008 avevano capito cosa stava accadendo, ricorsero ad opportuni strumenti finanziari, i credit default swaps, CDS, per scommettere sul fatto che determinati titoli legati ai crediti esposti a default, cosiddetti legati ai mutui subprime, sarebbero collassati e avrebbero messo in crisi l'intero sistema finanziario ed economico americano. Birindelli qui approfondisce che cosa sono i CDS, i credit default swaps. Sono una specie di polizze assicurative sul credito. Immaginiamo questo esempio: A presta 100 a B, ma vuole anche tutelarsi nel caso in cui B non riesca a restituire il prestito. Per tutelarsi fa un accordo con C e, dietro pagamento di un premio assicurativo, nel caso in cui B faccia default credit event, quindi nel caso in cui B non riesca a restituire il prestito, in qualche modo A si è assicurato presso C, perché C paga un indennizzo ad A. Quindi questo è un CDS, quindi una specie di polizza assicurativa sul credito. Però la differenza fondamentale fra un CDS e un'assicurazione è che, mentre l'assicurazione la può fare soltanto A, per esempio nel caso di un proprietario o del proprietario di una casa, soltanto il proprietario la può assicurare, cioè colui i cui interessi sono rischiano di essere colpiti direttamente. Invece un CDS lo può acquistare chiunque, anche soggetti che non sono legati direttamente al default di B, in questo caso il credit event, cioè anche soggetti che non sono creditori di B e quindi, in caso di default di B, non subiscono alcuna perdita. Perciò il CDS è uno strumento speculativo più dinamico di una normale assicurazione. Con riferimento al caso di prima, un CDS può essere acquistato non solo da A ma anche da D, quindi un terzo soggetto che ritiene, quindi una persona o organizzazione che ritiene che B possa andare in default e quindi voglia scommettere sul default di B. E questo è il caso del film. La scommessa degli speculatori del film non è avvenuta solo sul default dei singoli crediti, ma sul collasso di particolari titoli obbligazionari chiamati Asset-Backed Securities, ABS, che raggruppano moltissimi singoli crediti. Qui Birindelli spiega come vengono realizzati questi ABS. Immaginiamo che la banca A abbia prestato del denaro a diversi soggetti, B1, B2, BN, che acquistano o costruiscono immobili e le affittano per ripagare il debito. Questi soggetti restituiranno alla banca A il capitale più il tasso di interesse concordato alla scadenza determinata. La banca A può liberarsi di tutti questi singoli crediti riunendoli in un unico titolo obbligazionario ABS, che poi, una volta ricevuto il rating da parte di un'agenzia di rating, viene venduto sul mercato.
Così la banca A si è liberata dei singoli crediti, i pagamenti dei debitori non andranno più alla banca A, ma ai possessori del titolo ABS, che è liberamente scambiabile sul mercato. Se uno speculatore D ritenesse che buona parte dei singoli debitori, quindi B1, B2, BN, di quei rapporti di credito, che adesso sono confluiti nell'ABS, si dovessero trovare nella posizione di non poter pagare, potrebbe acquistare da C un CDS su quell'ABS e quindi scommettere sul credit event. Cioè potrebbe scommettere sul fatto che gran parte di questi soggetti B1, B2, BN, cioè di questi debitori, non saranno in grado di ripagare di restituire il credito. In questo caso C pagherebbe a D l'indennizzo e quindi lo speculatore D avrebbe un guadagno finanziario importante. Se invece il credit event non si verificasse o finché non si verifica, sarebbe D a perdere perché pagherebbe regolarmente un premio a C. E questo è ciò che accade nel film. All'inizio degli anni 2000 ci fu un'espansione importante della securitization, cioè la trasformazione di aggregati di crediti in titoli securities, cioè in ABS. In questa securitization non c'è niente di male, non è questa la causa della crisi del 2008, il problema è un altro. È quando i crediti sottostanti non sono economicamente sostenibili. E quando i tassi di interesse vengono mantenuti artificialmente bassi, i crediti economicamente non sostenibili si moltiplicano. Il caso tipico di insostenibilità è quando il denaro viene preso in prestito a tasso variabile sul presupposto di un tasso di interesse che nel tempo non si discosterà significativamente da quello iniziale. Quando però il tasso di interesse comincia a salire, perché non può essere tenuto artificialmente basso all'infinito, i piani dei debitori saltano per aria, non riescono più a pagare e vanno in default. L'aspetto che a Birindelli è piaciuto di più del film è la solitudine dell'uomo razionale, dell'uomo pensante. Nel film gli speculatori vanno a vedere che c'è veramente dietro a quelle ABS, e cioè vanno a vedere i singoli rapporti di credito. E capiscono che i debitori non riusciranno a pagare e a rimborsare i loro crediti. Per esempio, una donna ha comprato 5 ville e un appartamento sui quali paga il mutuo a tasso variabile e perciò, applicando la logica ai dati che hanno raccolto i protagonisti del film, cioè gli speculatori, deducono che il collasso di quei titoli è una necessità tecnica. Perciò decidono di comprare dei CDS su quei titoli, di scommettere sul loro collasso. Ora tutti gli altri, tutti tranne loro, danno per scontato che questo collasso sia impossibile. Lo danno per scontato perché a partire dai vertici decision makers delle banche centrali, delle grandi banche di investimento, hanno ragionato sulla base di pregiudizi, non su base razionale. È mai possibile che una manciata di speculatori siano gli unici a pensare in modo razionale, che tutti gli altri, nonostante l'importanza dei loro titoli, delle istituzioni per cui lavorano, ragionino in termini di pregiudizi e non abbiano capito quello che stava accadendo? Gli speculatori acquistano importi molto elevati di CDS su quegli ABS dalle grandi banche di investimento. Alla fine il credit event ci sarà e le banche che avevano venduto questi CDS dovranno pagare dei costi molto salati, alcune di loro, di queste banche, quelle non salvate dal sistema Stato-Banca Centrale, collasseranno. Quindi gli speculatori avranno fatto l'affare della loro vita. Con il termine solitudine dell'uomo pensante, Birindelli intende dire, si riferisce alla situazione in cui un individuo, un gruppo ristretto di individui, sono gli unici ad agire sulla base di un pensiero razionale, tutti gli altri invece non pensano ma agiscono sulla base di pregiudizi. Non è una forma di solitudine sociale ma di solitudine intellettuale, circoscritta a un determinato ambito. In quell'ambito tu sei l'unico a pensare in mezzo a un oceano di persone che non pensano. Eppure sono considerati come esperti in quell'ambito e lavorano presso istituzioni importanti. L'uomo che pensa viene spesso schernito da quelli che non pensano, lo chiamano pessimista, catastrofista, affetto da complessi di superiorità. Quindi l'uomo che pensa rimane intellettualmente sempre più solo e isolato. Deve trovare la forza di essere solo contro tutti, di agire in modo razionale e sotto la sua responsabilità, apparendo agli altri come un folle. Nel caso del film, l'uomo pensante è l'uomo di finanza. Però quegli speculatori non sono economisti.
Perciò adesso Birindelli analizza la solitudine dell'economista per confronto con quella dell'uomo di finanza. L'uomo di finanza non mette in discussione il quadro istituzionale all'interno del quale fa le sue scelte di investimento. Quindi non mette in discussione, per esempio, le basi del sistema monetario e bancario. Fa le scelte di investimento all'interno di questo quadro. Questo è il caso dei protagonisti del film, gli speculatori che guadagnano un sacco di soldi. La solitudine dell'economista invece è più profonda, perché l'economista riesce a capire oltre l'uomo di finanza. Non ha bisogno di andare a parlare con i singoli debitori che hanno avuto accesso a quei crediti, ma capisce a priori che il sistema non è sostenibile e capisce che le ABS con la base i mutui subprime a tasso variabile collasseranno. Da cosa lo capisce? Lo capisce perché vede la scienza economica nel suo complesso come la disciplina che studia l'azione umana. Sa a priori che se la struttura del sistema monetario del credito è tale per cui i tassi di interesse possono essere tenuti artificialmente bassi, all'inizio lo saranno, ma poi ci sarà una crisi, e sa perché. Quindi la solitudine intellettuale dell'economista è maggiore di quella dell'uomo in finanza per due motivi. Intanto la sua vittoria avviene a priori sul piano delle idee astratte e non a posteriori sul piano dei risultati concreti degli investimenti finanziari. Ma questa sua vittoria a priori è meno chiara agli altri, meno tangibile e misurabile. È vero che l'avverarsi di una previsione dell'economista viene considerato un successo, come nel caso di Mises, che prevede il collasso delle economie socialiste a causa dell'impossibilità nei sistemi socialisti di poter fare correttamente il calcolo economico, cioè trovare i prezzi che siano in relazione con il valore economico. Tuttavia, lo stesso Mises ricorda che il successo dell'economista va ricercato nella coerenza logica e astratta della teoria economica, quindi a priori e non nell'avverarsi delle previsioni. Essendo infatti i fenomeni sociali e quelli economici in particolare dei fenomeni complessi, una previsione potrebbe anche non avverarsi o non avverarsi in tempi brevi. Questo non invalida la teoria. Quindi la teoria, sia buona oppure no, va giudicata ex ante sulla base di ragionamenti a prioristici, cioè dai suoi principi, dalle sue premesse e dalla sua coerenza logica. Il secondo motivo di solitudine intellettuale dell'economista è che lui mette in discussione da un punto di vista logico il sistema monetario e creditizio che inevitabilmente genera crisi finanziarie crisi cicliche. E si trova a confrontarsi con un mondo dove invece questo sistema economico, monetario e creditizio viene visto come l'unico possibile, non viene messo in discussione dalle persone non pensanti che praticamente ragionano per pregiudizi. E chi sono? Sono gli economisti mainstream, i professori di economia, giornalisti economici, banchieri centrali e naturalmente i politici. L'economista quindi non è in grado di comunicare con gli altri né nelle università né in altre occasioni. Nelle università in particolare ci sono diversi casi di accademici che per poter fare la carriera accademica hanno dovuto rinunciare a pubblicare studi ispirati alla scuola austriaca di economia. Quindi l'economista austriaco non trova nel contesto, negli altri, nell'accademia, non trova l'apertura mentale per discutere del sistema monetario e bancario e delle cause vere della crisi. Quindi è intellettualmente sempre più solo. E poi c'è la solitudine intellettuale del filosofo politico, che è ancora più profonda, perché il filosofo politico, oltre a mettere in discussione il sistema monetario e bancario basato sull'espansione artificiale del credito come l'economista di prima, però mette in discussione anche un'altra cosa fondamentale, la cosa più fondamentale di tutte, l'idea filosofica di legge che ha consentito la legalità di quel sistema economico, finanziario, monetario e lo reso possibile. Il filosofo politico mette in discussione l'idea filosofica di legge che rappresenta il positivismo giuridico e che il potere politico gli ha imposto come l'unica possibile. Quindi il filosofo politico rifiuta l'idea del positivismo giuridico, rifiuta la legge Fiat. Ed è consapevole che il libero mercato non è tecnicamente possibile all'interno di un'idea di legge che rende arbitrario e illimitato il potere politico di chi controlla lo Stato.
Quindi la causa ultima delle crisi economiche è proprio da ricercarsi nell'idea filosofica di legge che definisce lo Stato moderno, cioè il positivismo giuridico. E Birindelli adesso spiega qual è l'aspetto del film che non gli è piaciuto. Non gli è piaciuto perché il messaggio che passa il film è comunque un messaggio che non scalfisce il socialismo. Anzi, se possibile, in qualche modo lo rafforza. Il punto di vista del film è quello dell'uomo di finanza pensante, non quello dell'economista e nemmeno quello del filosofo politico. Il film a un certo punto fa passare addirittura il messaggio che la causa della crisi sarebbe l'assenza di regolamentazione statale e che la soluzione sarebbe proprio in una maggiore regolamentazione e intervento da parte dello Stato, e quindi l'esatto contrario del messaggio corretto. E questo perché adotta il punto di vista che non è quello dell'economista e del filosofo politico, ma quello soltanto dello speculatore, cioè dell'uomo di finanza. Perciò il film confonde il male con la cura e non fa capire che è lo Stato ad essere la causa della crisi, di ogni crisi ciclica. E perché è lo Stato? Perché con la sua regolamentazione e il positivismo giuridico impone il corso forzoso del denaro, ha istituito la banca centrale, le ha dato il monopolio del denaro fiat, ha previsto l'assicurazione di Stato sui depositi bancari, ha permesso legalmente la riserva frazionaria delle banche commerciali, costituisce le bad banks e così via. Quindi sono tutte queste misure dovute alle leggi fiat, al positivismo giuridico, che hanno causato, che creano insomma il contesto per avere le crisi cicliche. E per la soluzione della crisi si propone di affidarsi all'organizzazione criminale che ha prodotto la crisi, cioè ancora più Stato, più regolamentazioni, più positivismo giuridico. Il risultato è che il film contribuisce a rendere più inaccessibili ai non economisti le cause della crisi del 2008 invece che spiegarle, e quindi contribuisce marginalmente addirittura al consolidamento del non pensiero economico che oggi è dominante e genera le crisi, dolore e miseria. Birindelli fa questa piccola annotazione: in Italia oggi i crediti deteriorati ammontano a 350 miliardi di euro, il governo sta pensando di salvare il sistema bancario attraverso una bad bank dove farli confluire. Questa almeno è la situazione aggiornata al gennaio 2016, quando è uscito l'articolo. L'articolo termina qui, ci sono poi alcune note. Nella prima nota Birindelli analizza che cos'è il rating, cioè la valutazione del rischio. Un rating alto corrisponde a un rischio basso, almeno così dovrebbe essere, e quindi è basso anche il premio. I crediti subprime, che hanno contribuito a innescare la crisi del 2008, sono quelli a maggior rischio di insolvenza e quindi a maggior rendimento.